Cari amici appassionati di orologi, ben trovati. Era il 4 luglio quando sono entrato nel sito di Andon, marchio specializzato nella customizzazione di orologi, e ho deciso di creare il mio orologio. Aiutato da un configuratore virtuale che si trova all'interno del sito, che offre un ventaglio veramente importante di possibilità. Da allora una serie di cose mi hanno stupito, a partire dalla tempestività. L'11 luglio l'orologio era già stato spedito e il 15 luglio era già a casa mia in Sardegna, a Cagliari. E allora vediamolo insieme. Oggi parleremo di Andon Aqua. Ed eccolo qua l'orologio, esattamente come lo avevo pensato quando 2 settimane fa abbiamo visto insieme il tutorial per la configurazione nel sito. Sin da subito vi ho detto che avrei scelto un tema marinaresco e che quindi mi sarei ispirato alle divise estive dei marinai italiani. Il colore della cassa pertanto non poteva che essere bianco, in questo caso il trattamento in Ceracot, un materiale ceramico indurito che si ottiene tramite cottura e che è noto per la sua resistenza, tanto per essere utilizzato nelle armi da fuoco, in alcune armi da fuoco. Ho scelto poi il quadrante tra i tanti, in questo caso di un bellissimo blu navy con indici old radium, e l'inserto ghiera che si può scegliere tra ceramico con trattamento Ceracot e, come in questo caso, in K1, che è un vetro minerale indurito a cavallo tra il minerale e lo zaffiro, che offre nel sito la possibilità di essere anch'esso retroilluminato. Infatti anche in questo caso ho scelto la variante con trattamento old radium. Ho scelto il disco Data, che poteva essere nero piuttosto che bianco. L'ho scelto nero perché io amo i dischi Data poco invasivi nel quadrante. E poi ho scelto il nome dell'orologio, l'ho chiamato Il Marinaio. È giunto poi il momento della scelta delle sfere. Si possono scegliere sfere dei minuti e delle ore di un colore, sfere dei secondi di un altro. Io ho voluto scegliere per tutto un bellissimo color oro, ricordando la finitura dei gradi militari. E poi l'ultima personalizzazione, quella del fondello. Si può scegliere tra diverse personalizzazioni, in particolare tra un fondello scheletrato e un fondello pieno. Io ho scelto il fondello pieno perché il fondello scheletrato avrebbe abbassato la resistenza all'impermeabilità a 100 metri invece che 200, ma nel fondello scheletrato c'è la possibilità di inserire una foto a colori o un'immagine serigrafata di un simbolo, ad esempio del simbolo del mio canale. Io ho scelto invece scrivere Undersea Time. Una personalizzazione veramente interessante. Ricordo, tutto questo è stato pronto in 6 giorni, qualcosa di veramente straordinario. Infine poi c'è stata la scelta del cinturino, che in questo caso vedete essere in cordura blu, in tinta col resto dell'orologio, ma ho scelto anche un cinturino in cordura che poi vi farò vedere. La fibbia è trattata in Ceracot come il resto dell'orologio, ma vediamo un po' di specifiche tecniche. L'orologio si caratterizza per una cassa da 43,5 mm di diametro, passo del cinturino da 22, spessore compresa lente magnificatrice da 16 mm. Nonostante ciò, l'orologio è molto comodo. Il lug to lug è da 52 mm, mentre abbiamo una corona a forma di dado che è particolarmente comoda e avvita perfettamente. Governa il movimento NH35A, di cui questo orologio è dotato e che è una delle poche cose che non si possono cambiare. La ghiera in questo modello è particolarmente dura, probabilmente per via del trattamento Ceracot, che comunque sia elimina e assottiglia gli spazi e le tolleranze, però tutto sommato molto precisa.
Il fondello, come vi dicevo, può essere scheletrato o pieno, a seconda di ciò si possono definire diverse finiture e però si determina anche l'impermeabilità dell'orologio. Tenete presente che è possibile sia configurare comunque un'incisione di un marchio nel fondello, anche pieno, che il disegno ex novo di un quadrante. Vi verrà messo a disposizione un tecnico e questo avrà un costo leggermente superiore. La scatola, come potete vedere, è un cofanetto in similpelle. Al suo interno troviamo l'orologio, la carta di garanzia e un librettino di istruzione. C'è anche un secondo scomparto, ma il secondo cinturino è opzionale. Il primo si può scegliere forse fra un centinaio di cinturini, mentre il secondo ha un costo, se non sbaglio, di $50. L'orologio ha un costo di $475 nella versione base che viene mostrata nel sito. Una configurazione come la mia costa $605, più spedizione se si sceglie di utilizzare FedEx, più eventuali accessori. La spedizione standard è gratuita e più ovviamente IVA e dazi. Il costo può sembrare elevato rispetto al calibro NH35A, ma di fatto, se noi pensiamo al costo di struttura di un marchio che è in grado in 6 giorni di prendere un ordine, personalizzare un orologio come questo e spedirlo, beh, probabilmente è un prezzo assolutamente giusto ed equo rispetto al servizio dato. Andiamo a vedere la prova di luminosità. Ed ecco la prova di luminosità di Andon Aqua, che non delude. L'orologio ha un pigmento luminoso perfettamente equilibrato tra le parti composte. Ricordiamoci che è un assemblato, inserto ghiera, sfere delle ore, dei minuti e dei secondi, quadrante. Tutto è perfettamente performante e persistente e soprattutto della stessa tonalità di colore. Andon ha fatto anche da questo punto di vista un ottimo lavoro. Ed eccoci qua alla fine di questa recensione, finalmente alla fine di questa recensione. Quello che voi non vedete dall'altra parte della telecamera è che è stato un parto. Ieri l'ho fatta e è uscita benissimo. Sono tornata a casa a montarla e ho scoperto che il cavo del microfono non era collegato bene e non si sentiva nulla. Quindi sono dovuto tornare oggi, l'ho rifatta, c'era un vento fortissimo, non riuscivo a trovare la posizione, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma sapete che c'è? Mi sono divertito tantissimo. Ho passato un giorno all'inizio a configurare le diverse possibilità di questo orologio e sono partito da una cassa sabbia con quadrante camouflage, poi mi ha carezzato l'idea di una cassa rossa, alla fine sono arrivato a questo equilibrio. E guardatelo un po', questa cassa da 43,5 mm di diametro con un lug to lug di 52 mm comunque veste molto bene nel mio polso da 17 centimetri e mezzo. Questa è veramente una cosa piacevole. Poi l'orologio è davvero bello. Tutte queste cose fanno sì che Andon sia riuscito, in un'operazione straordinaria, è riuscito a creare un orologio completamente configurato da noi, che arriva a casa in poco tempo, con un equilibrio quasi perfetto e una possibilità di personalizzarlo veramente quasi infinita. Secondo me ha vinto. Beh, per quanto riguarda noi invece non ci rimane che salutarci e darci appuntamento alla prossima recensione. Questo weekend vedremo il Crepas Hydrographer.